Allora, cari messeri, qualche giorno fa c'è stato il Disney Investor Day, che è stato un evento, diciamo, di 4 ore in cui la piattaformona Walt Disney ha presentato i nuovi prodotti che lancerà nell'arco di 3 anni, più o meno dal 2021 al 2023, nuovi prodotti, quindi serie TV, film, eccetera, eccetera, che appunto approderanno su Disney Plus nel corso di questi anni. E bisogna dire che nelle 4 ore di questo evento, di carne al fuoco, di annunci, ce ne sono stati veramente, veramente tanti. Era anche ora, visto che comunque sia sul catalogo Disney Plus, a parte ovviamente i classici che conosciamo tutti, Disney, film Marvel che conosciamo tutti, Star Wars, a parte Mandalorian, non è che ci fosse chissà quale prodotto esclusivo Disney Plus in grado, no, di attirare comunque la clientela, che comunque c'è stata, perché Disney è sempre Disney, quindi gli abbonati ce ne sono stati parecchi. Però ecco, a livello di prodotti esclusivi, a parte The Mandalorian per l'appunto, comunque qualche filmetto, ma niente di particolare, insomma. Non sarà facile ricordarmi tutti gli annunci che sono stati fatti durante il Disney Investor Day, ma cercherò di aiutarmi con gli appunti che mi sono preso sulle mura della mia camera, no, scherzo, sul cellulare, magari darò una sbirciatina, abbiate pietà. E quindi, come dicevo poco fa, di carne al fuoco ce n'è veramente tanta. Prima di iniziare però, ragazzi, io lo dico sempre al termine, ma questa volta mi anticipo, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace qui sotto, insomma, se il contenuto sarà di vostro gradimento, di condividere il video ovviamente e di seguirmi anche sui social, specialmente sul profilo Instagram. Una delle novità importanti che è stata annunciata in questo Investor Day, in questo evento, è stato l'annuncio di Star, che è un nuovo brand che andrà ad includere all'interno del catalogo Disney una serie di contenuti più adulti, diciamo, no? Sappiamo che Disney ovviamente è family friendly con tutti i suoi contenuti, mentre Star, che andrà a far parte della formazione, no, all'interno del catalogo Disney Plus, andrà invece a racchiudere al suo interno di prodotti che si discostano maggiormente da quella che è la politica invece di tutti gli altri brand, di tutti gli altri titoli all'interno del catalogo Disney. Fra le novità, ad esempio, che potremo andare a vedere all'interno del catalogo di Star, c'è una serie dedicata ad Alien. Sappiamo che negli ultimi anni il brand di Alien non è che abbia vissuto dei momenti di gloria, perché insomma i film recenti con Ridley Scott, a parte diciamo qualche nota positiva, per il resto non sono stati titoli da ricordare. E quindi ecco, all'interno di Star avremo tutta una serie di prodotti maggiormente indirizzati, ecco, più adulti, meno family friendly rispetto, come ho detto poc'anzi, a tutta invece la serie di prodotti all'interno del catalogo Disney Plus. Sappiamo anche, ragazzi, che il prezzo di Disney Plus salirà da 6,99 a 8,99, cercando di raggiungere in una qualche maniera quella che è la cifra di Netflix per l'abbonamento standard, diciamo, più che altro, perché poi comunque Netflix ha diversi abbonamenti, più economici e meno economici, ma vuole cercare di arrivare probabilmente a quella cifra di 11,99, se non mi sbaglio, per diciamo pareggiare un po' la situazione con Netflix. Però ovviamente Disney deve caricare contenuti e lo farà nel corso degli anni, per l'appunto, con tutta questa serie di annunci. Adesso addentriamoci nella ciccia vera e propria di quelli che sono stati gli annunci, cominciando con Star Wars. E c'è stato ovviamente l'annuncio, questo era già nell'aria, della serie dedicata ad Obi-Wan Kenobi, con il ritorno ovviamente nei panni di Obi-Wan, di Ewan McGregor e soprattutto di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader, quindi un ritorno al passato anche per quanto riguarda i protagonisti che saranno appunto gli interpreti di questa serie. Poi, per quanto riguarda la linea temporale invece di The Mandalorian, avremo altri due prodotti, ovvero Rangers of the New Republic e Ahsoka, che è praticamente una serie dedicata, per chi sta seguendo ovviamente la serie di The Mandalorian senza fare spoiler, a uno dei personaggi che apparirà poi nel corso della seconda stagione di The Mandalorian, ovvero Ahsoka Tano, che è un personaggio molto particolare, per cui
Questi sono i due prodotti legati a The Mandalorian. Ma poi ce ne sono davvero talmente tanti di annunci legati al mondo di Star Wars che veramente è quasi impossibile elencarli tutti. Cioè Star Wars The Bad Batch, Android Story, The Acolyte, insomma tantissimi prodotti che veramente andranno a rimpolpare questo universo già vastissimo di Star Wars. E poi ovviamente i film, fra cui Rogue Squadron, che uscirà nel dicembre del 2023, diretto da Patty Jenkins, che è il regista di Wonder Woman. Quindi veramente tantissimi, tantissimi prodotti da ricordare, ragazzi. Mi sono dovuto aiutare in una qualche maniera, come ho detto prima, con il cellulare. E ovviamente la Marvel non è stata a guardare, d'altronde, se Star Wars ha tutti questi prodotti, la Marvel non può essere da meno. E infatti, oltre a quelli che già conosciamo, come la serie su Loki, la serie su Falcon e il Soldato d'Inverno, la serie WandaVision, ci sono stati altri annunci come The Secret Invasion, con protagonista Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, e Ironheart fra le altre. Una serie insomma dietro l'altra, davvero, anche in questo caso. Poi c'è Moon Knight, poi ce n'è una sui Guardiani della Galassia. Veramente tenerne il conto è quasi impossibile, quindi anche dal punto di vista Marvel in questi anni avremo un ricco menù da questo punto di vista, per tutti i gusti, per tutti gli eroi. Quindi se non vi piace un eroe, sicuramente ne troverete uno che vi piace all'interno di questo catalogo che sarà sconfinato. Poi ovviamente sono stati presentati anche in questo caso i nuovi lungometraggi su Vedova Nera, sul Doctor Strange, Black Panther 2, Captain Marvel 2, insomma tanta roba. Anche sul fronte film originali Disney ovviamente c'è un sacco di roba, e ve la vado un po' a leggere perché, come ho detto, abbiate pietà, ce n'è talmente tanta che ricordarsela era quasi impossibile. Abbiamo Pinocchio con Tom Hanks, c'è il nuovo film di Sister Act, quindi se sentivate la mancanza di Sister Act, un nuovo film per voi. Peter Pan e Wendy con Jude Law nel ruolo di Capitano Uncino, quindi sto Capitano Uncino, anche se poi a me nel cuore rimarrà sempre Dustin Hoffman per quanto riguarda Capitano Uncino. Poi abbiamo, che cosa abbiamo? I nuovi film d'animazione, ovviamente, come Encanto, Raya e l'ultimo drago, quindi ci sono tanti anche da questo punto di vista spunti interessanti. Quindi ragazzi, veramente l'elenco era lungo, era impossibile stare a soffermarsi su ogni singolo prodotto, però di annunci ce ne sono stati davvero davvero tanti, e quindi per tutti gli appassionati di ciò che ha da offrire Disney Plus, veramente non c'è che l'imbarazzo della scelta. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere quello che pensate, se c'è qualche prodotto in particolar modo fra gli annunci che sono stati fatti che vi interessa particolarmente oppure no, e fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Spazio.